Sono due i nuovi fermi nell'ambito delle indagini sull'attacco di sabato sera a Parigi, quando un 21enne francese di origine cecena, armato di coltello, ha ucciso un uomo e ha ferito altre quattro persone inneggiando ad Allah. L'attentatore è poi morto sotto i colpi degli agenti di polizia. Oltre ai genitori di Khanzat Asimov, questo è il nome del ragazzo, interrogati per ore, sono stati fermati e portati via in manette anche due suoi amici in un blitz che la polizia ha compiuto a Strasburgo, dove Asimov risiedeva. L'attentato è stato rivendicato dall'ISIS. Asimov, che era nato in Cecenia nel 1997 ed era stato naturalizzato francese nel 2010, era già stato schedato dalle autorità francesi come sospetto estremista islamico, ma non aveva precedenti.